ragazzo ieri è intorno, se non sbaglio, sindaco a mezzanotte, per cause ancora in via di accertamento, ma posso dare qualche anticipazione, probabilmente un cortocircuito scattato dal malfunzionamento di una stufetta elettrica che tra l'altro è stata sequestrata solo 10 minuti fa dai carabinieri, quindi è probabile che il cortocircuito abbia poi creato un incendio. Tante volte infatti basta davvero la vicinanza con una tenda. Comunque, due persone che sono mancate, un padre e una figlia. Allora, sindaco, lei so che è rimasto tutta la notte a cercare di fare il possibile, so anche che ha dato una mano agli altri residenti e li ha portati in protezione civile proprio per garantire almeno quel che si può dire una notte, non dico decente, ma almeno al coperto. Sì, purtroppo non ci sono più due persone, il cordoglio alle famiglie, ma ci siamo come comune anche occupati delle persone che in qualche modo avevano necessità di trovare subito una sistemazione, perché come potete immaginare questo palazzo è stato evacuato. 4 di queste persone sono attualmente in protezione civile e vengono aiutate dai servizi del Comune di Andorra per tutte le necessità, altre hanno trovato aiuto e supporto da amici e familiari, qua ci sono tutte le verifiche in corso, anche dei tecnici del Comune che stanno verificando la stabilità del palazzo, ma temo di dover dire che il palazzo non è stabile e quindi sicuramente ci sarà un lungo periodo di attesa e di verifiche per capire poi quando queste persone potranno rientrare in casa. Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco, hanno lavorato i carabinieri, la Croce Bianca ha dato una grande mano e anche la protezione civile tuttora sta dando una mano alle persone sfollate.